Presidente, io intervengo per dichiarazione di voto, ovviamente. Guardate, oggi, al di là delle provocazioni, oggi si consuma un atto importante, un atto politico. Attraverso un bilancio si realizzano o meno le linee programmatiche di un'amministrazione. La gente ha votato noi dell'opposizione, quelle che ancora oggi si ritrovano all'opposizione e vogliono rappresentare l'opposizione, ci ha delegato in questo ruolo e noi continueremo a svolgerlo fino alla fine del mandato. Parlo a nome dell'UDC, parlo a nome del consigliere Calabria e di tutti quelli che si ritrovano all'opposizione. Il ruolo dell'opposizione, caro Gianluca, è quello di partecipare al lavoro delle commissioni, di fare le proposte, di essere propositivi, di dare il proprio contributo. È obbligo dell'amministrazione tradurre concretamente le realizzazioni. Noi facciamo consapevolmente e responsabilmente il nostro lavoro di opposizione, vigiliamo su tutti quanti lo schiaffo, facciamo le interrogazioni, vi proviamo a fare meglio, ma è compito nostro, è compito di una maggioranza che esiste, quello di approvare gli atti fondamentali per questa vita. Noi non abbiamo partecipato fino a quelle elezioni, noi avevamo un altro programma, avevamo altre intenzioni per questa città, noi questo bilancio non approviamo perché noi non approviamo le spese di questo bilancio, noi non riteniamo opportuno dover spendere 800.000 euro domani ci prendiamo alle elezioni, non vengo eletto, mi prendo la cappella a consentire.
Thank you.